Ciao a tutti e benvenuti al nuovo tutorial del canale Hanging Made. Per questo lavoro utilizzeremo della lana Ice Yarn che abbiamo comprato presso il sito di Francesca di Italy Artisan, che ha le seguenti caratteristiche. Si chiama Magic Glitz, è un filo quasi tutto acrilico con una piccola parte di Rurex che è rappresentata da questo filo luminoso molto morbido. Ogni gomitolo è composto da 100 grammi per una lunghezza di 360 metri. La casa consiglia di utilizzare dei ferri 4-4,5. In realtà noi per il nostro lavoro, per creare questo scaldacollo, utilizzeremo l'uncinetto numero 5. Per completare il lavoro abbiamo inoltre bisogno di un ago, due bottoni e di un po' di filo, di un po' di cotone per cucire i bottoni. Ma a questo punto bando alle ciance e iniziamo subito il nostro lavoro. Per questo lavoro abbiamo bisogno di avviare un multiplo di 17 catenelle più 5. In questo caso io ho avviato 39 catenelle, quindi 2 volte 17 più 5, 39, a cui aggiungo una catenella. Per il primo giro dobbiamo semplicemente tornare indietro, quindi saltare la maglia da cui esce l'ultima catenella, tornando indietro fare tutti i punti bassi. Quindi facciamo semplicemente in ciascuna delle catenelle che incontriamo un punto basso fino alla fine del giro. Finito il primo giro avremo 39 punti bassi. Iniziamo ora il secondo giro facendo 4 catenelle. Giriamo il lavoro e proprio nel primo punto da dove escono le catenelle qua sotto entriamo e chiudiamo, agganciamo il filo e chiudiamo con un punto basso. Facciamo ora una catenella per alzare il lavoro per lavorare il secondo giro ed entriamo sempre nel primo punto però nella V per lavorare un punto basso preso dietro. Allora, noi di solito lavoriamo sotto il punto, in questo modo, agganciando due punti, vedete i due lati della B sovrastante. Invece ora, entrando in questo punto, entriamo giusto al centro, in questo modo, e facciamo un punto basso. In totale ne facciamo 5, questo è il primo, poi facciamo il secondo, terzo, quarto e quinto. Lavoriamo ora 12 catenelle e questa è la 12ª catenella. Contiamo ora alla base 12 punti da saltare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e nel 13esimo, sempre entrando al centro, iniziamo a fare un punto basso preso in costa dietro. Ancora proseguiamo con altri 4 e quindi facciamo un totale di 5 punti bassi. Contiamo ancora 12 catenelle e 12 e alla base 12 punti bassi del giro precedente da saltare. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nel 13esimo facciamo un punto basso, sempre preso in costa dietro. Arriviamo fino alla fine dove dovremo fare un totale di 5 punti bassi. 3, 4 e 5. Abbiamo esaurito in questo modo i 39 punti. Facciamo ora 4 catenelle e giriamo il lavoro per iniziare il terzo giro. Alla fine di questi primi giri abbiamo questo risultato, si sono formati due occhielli. Allora ricapitoliamo, abbiamo fatto una catenella, nel nostro caso fatta di 40 punti. Siamo tornati indietro facendo tutti i punti bassi, dopodiché 4 catenelle, chiudiamo il punto nella prima maglia e facciamo a partire dallo stesso punto 5 punti bassi, 12 catenelle, saltiamo le 12 catenelle di base, idem.
5 punti bassi, 12 catenelle, saltiamo i corrispondenti punti bassi alla base e finiamo con 5 catenelle. Iniziamo ora il nostro terzo giro. Abbiamo fatto 4 catenelle per girare il lavoro. Ripetiamo quello che abbiamo fatto all'inizio del secondo giro, cioè entriamo nel punto, agganciamo il filo e chiudiamo per formare questo piccolo cappiolino che poi è decorativo. Una catenella per alzare il lavoro e in questo primo punto, proprio dove abbiamo agganciato il lavoro, entriamo al centro della maglia per fare un punto basso. Continuiamo facendone altri 4, cioè un totale di 5. A questo punto proseguiamo il nostro lavoro anche dove iniziano le catenelle, facendo 12 punti bassi, entrando nella catenella e proseguendo un punto basso in ciascuno dei 12 punti catenella che abbiamo lavorato in precedenza. Iniziamo a lavorare i punti che sono in corrispondenza dei punti bassi. Fino al quinto e poi di nuovo 12 punti bassi nelle corrispondenti 12 catenelle di base. Andiamo avanti così fino alla fine del giro. Abbiamo finito questo terzo giro. Ricordiamoci che naturalmente stiamo sempre lavorando dei punti bassi presi in costa dietro, dove ci sono i 5 punti bassi sottostanti e naturalmente dove ci sono le catenelle entriamo semplicemente nella catenella. Iniziamo ora il prossimo giro facendo 4 catenelle. Giriamo il lavoro, entriamo nel primo punto, agganciamo il filo e chiudiamo, sempre a formare questo elemento decorativo. Una catenella per alzare il lavoro, entriamo nel primo punto al centro, in quanto dovremo lavorare 5 punti bassi presi in costa dietro, quindi si entra al centro e si fa il punto basso. Controlliamo sempre che ci troviamo in corrispondenza dei 5 punti bassi sottostanti, cioè dove abbiamo creato il foro dovremo trovarci sempre le 12 catenelle e dove abbiamo invece 5 punti bassi e quindi la lavorazione chiusa ci dobbiamo sempre trovare perfettamente con la lavorazione chiusa. Quindi 12 catenelle, entriamo nel punto in corrispondenza del primo punto basso sottostante e facciamo 5 punti bassi sempre in costa dietro. 2 3 4 e 5. Finiamo proprio dove era finito la lavorazione intera nel giro precedente, quindi ancora 12 catenelle ed andiamo ad innestare il nostro punto basso in costa, quindi in corrispondenza di quello sottostante. 1 2 3 4 5. Quindi entriamo qui e facciamo i nostri 5 punti bassi in costa. E 5. Abbiamo finito questo ulteriore giro dove è stata creata un'ulteriore catenella. Ancora 4 catenelle. Giriamo il lavoro. Entriamo nel primo punto, chiudiamo a formare le nostre 4 maglie chiuse. Una catenella per alzare il lavoro e in corrispondenza del primo punto iniziamo nuovamente a lavorare le nostre maglie basse in costa. 1 2 3 4 e 5. Come vedete ci troviamo perfettamente in corrispondenza dei giri precedenti. Ora continueremo a lavorare 12 maglie basse dove ci sono le catenelle, 5 maglie basse prese in costa dietro,
dove ci sono le maglie basse del giro precedente, 12 maglie basse sulla catenella e 5 finali. Chiuderemo praticamente il giro così, di nuovo 4 catenelle e ricominceremo da capo a lavorare invece la parte dove abbiamo una parte chiusa e una parte con la catenella. Continuiamo così per tutta l'altezza desiderata, che dovrebbe essere intorno ai 65-70 cm. Ecco l'effetto che ha la nostra lavorazione dopo che abbiamo lavorato per circa 65-70 cm. Dobbiamo ora procedere alla chiusura sul lato aperto della nostra sciarpa, in modo da farla diventare uno scaldacollo chiuso. Allora, semplicemente io ho cercato, essendo un colore sfumato, di iniziare e finire con lo stesso colore, in questo caso il rosa chiaro, in modo che non ci sia il distacco, diciamo, netto tra un colore e l'altro nel punto della cucitura. Ecco, allora facciamo in questo modo. In realtà non esiste un dritto e un rovescio, perché lavorando in costa dietro non abbiamo differenza tra un lato e l'altro, quindi prendiamo un lato della lavorazione, infiliamo il nostro uncinetto sotto la prima maglia lavorata, eccola qui, e facciamo semplicemente un punto di maglia bassissima. Andiamo al punto successivo sotto la maglia e proseguiamo anche nel punto successivo dall'altro lato. Passiamo sotto le due maglie e chiudiamo con una maglia bassissima. Proseguiamo ancora andando sempre sotto a entrambe le maglie, sia quella da un lato che quella dall'altro lato. Proseguiamo in questo modo naturalmente solo per i primi 5 punti, dove in corrispondenza abbiamo la parte chiusa. Fermiamo questo lato lavorato chiudendo in questo modo, staccando il filo e chiudendo. Riprenderemo, ecco, vedete la parte chiusa? Riprenderemo dove abbiamo, saltiamo 12 punti e nel tredicesimo, in corrispondenza dell'altra parte chiusa continuata, dobbiamo proseguire. Allora, accoppiamo i nostri punti, entriamo sotto una maglia e in corrispondenza sotto la maglia dell'altro lato, con il nostro filato facciamo un cappiolino e chiudiamo con una maglia bassissima, in questo modo. Proseguiamo cercando di inglobare anche il filo di partenza, in modo che non sia visibile, sotto ciascuna delle maglie da un lato e dall'altro, in modo continuo per soli 5 punti. Anche in questo caso staccheremo il filo, ecco il quinto punto, stacchiamo il nostro filo e chiudiamo. Anche la seconda sezione è stata chiusa in corrispondenza dei 5 punti continuativi. Facciamo così anche con l'ultima sezione, dopodiché questo lavoro di cucitura sarà finito. Una volta cucita anche la terza sezione, possiamo dire che il lavoro è praticamente nascosto, però utilizzeremo questo lato dove c'è la cucitura, naturalmente dopo provvederemo a tagliare i fili, come il rovescio del nostro lavoro. Quindi l'altra parte rappresenterà il lato dritto del nostro lavoro, quello che indosseremo attorno al collo. Una volta chiuso lo scaldacollo, siamo pronti con l'ago e il filo a cucire i bottoni. Vi faccio vedere dove vanno cuciti, dove abbiamo la nostra lavorazione aperta. Vedete, in questo punto abbiamo i nostri passanti larghi, al centro di uno di questi passanti cuciamo il bottone e in corrispondenza sullo stesso passante dall'altro lato noi abbiamo due passanti larghi sullo scaldacollo, in corrispondenza dello stesso passante dall'altro lato, sempre al centro, dobbiamo cucire l'altro bottone. Ora iniziamo a lavorare la treccia, ad intrecciare
il nostro scaldapollo. Allora prendiamo il passante con il bottone, lo giriamo su se stesso a formare un cappio, in questo modo. Ve lo faccio vedere con il colore chiaro, facendo finta che ci fosse il bottone. Facciamo finta che qua c'è il bottone, lo prendiamo e lo giriamo formando un cappio. Allora, quindi una volta girato il nostro passante, prendiamo quello immediatamente alla nostra sinistra e lo passiamo dentro questo cappio che si è formato. Vedete, abbiamo un lato che va di qua e dall'altro lato abbiamo il secondo cappiolino che abbiamo passato sotto. Lo passiamo a sua volta attorno al bottone e iniziamo a intrecciare, prendendo ancora il passante a sinistra, lo passiamo dentro e lo pieghiamo verso sinistra. Prendiamo l'ulteriore passante, lo passiamo sotto e lo pieghiamo verso sinistra. Andiamo avanti così con tutti i passanti. Vi faccio vedere dopo di nuovo come si fa dove sta il bottone. Quindi passiamo il passante di sinistra sotto e lo pieghiamo di nuovo verso sinistra. Guardate, si sta formando questa treccia molto carina. Continuiamo, lo passiamo dentro e lo pieghiamo a sinistra, lo passiamo dentro quello nuovo che abbiamo preso sulla sinistra e pieghiamo il tutto sempre verso sinistra. Guardate, prendiamo il passante immediatamente a sinistra, lo mettiamo dentro, lo passiamo dentro il precedente, pieghiamo verso sinistra e prendiamo ancora un altro passante, così per tutta la lunghezza lavorata. Guardate com'è bella la treccia che si sta formando. Smettiamo un attimo di lavorare questo lato in modo da farvi vedere nuovamente come si lavora dove sta il bottone. Quindi prendiamo il passante dove sta il bottone, lo giriamo su se stesso a formare un cappio. Prendiamo il passante immediatamente a sinistra e lo passiamo dentro il passante che abbiamo girato e dove c'è il bottone. Questo passante, quello che abbiamo passato dentro, lo ripassiamo sopra al bottone. Poi prendiamo il passante immediatamente a sinistra e lo passiamo dentro. Prendiamo il passante ancora immediatamente a sinistra e lo passiamo dentro a quello appena intrecciato. Nuovo passante, lo mettiamo dentro e tiriamo il tutto su. Mettiamo dentro il nuovo passante e tiriamo su quello nuovo, naturalmente. Quindi nuovo passante, lo passiamo, scusate il ripetersi delle parole, e formiamo la treccia. Spero che sia abbastanza chiaro. A questo punto, con questo passaggio del passante dentro al precedente, quindi nuovo passante dentro al precedente, si viene a formare questa treccia fino a completare tutto il giro del nostro scaldacollo. Una volta lavorato tutto il perimetro del nostro scaldacollo con questo intreccio, vedete, lavoriamo l'ultimo passante, ecco, lo passiamo all'interno. Ora, proprio l'ultimo cappiolino prima del bottone, cosa facciamo? Lo giriamo su se stesso in modo da formare un cappio e lo passiamo attraverso il bottone. A questo punto dobbiamo soltanto uniformare la larghezza della treccia lungo il perimetro dello scaldacollo, effettuare le pulizie e il nostro lavoro sarà terminato. A questo punto il nostro facilissimo tutorial è terminato. Guardate che bello l'effetto di queste trecce che percorrono longitudinalmente il nostro scaldacollo.
L'effetto è veramente particolare, ma soprattutto la lavorazione, come avete potuto vedere guardando il tutorial, è veramente molto semplice. A questo punto non mi resta che salutarvi e, come al solito, sperare che la nostra idea vi sia da spunto per i vostri futuri lavori. Se così è, non dimenticate di mettere un mi piace al nostro video e, se vorrete continuare a seguirci anche per i prossimi lavori che pubblicheremo, iscrivetevi al nostro canale. Buon divertimento!